Argomento di questi giorni, di queste settimane, il PUMS qui a Teramo. Ci sono diversi commercianti contrari, ma ci sono anche commercianti che del tutto contrari non sono, ma che vogliono proporre delle modifiche. Sì, in effetti io non mi reputo del tutto contraria, ma sono aperta a discuterne, perché secondo me dobbiamo per forza di cose andare avanti. Non si può rimanere fermi, il resto del mondo si sta evolvendo e anche Teramo deve farlo. Sicuramente abbiamo l'opportunità di modificare il PUMS insieme alla nostra amministrazione nel miglior modo possibile per quello che ci sarà concesso. E dobbiamo quindi andare avanti, io direi avere delle idee costruttive e non distruttive, quindi mettiamoci insieme per nuove idee. Io lo sto leggendo in questi giorni, devo dire è lungo e per me anche complesso, ma sto provando a farlo per poi dare le mie idee di modifiche. Perché ci sarà tempo poi fino a fine marzo, quindi è un tempo prezioso da provare a sfruttare. Sì, infatti so della proroga fino a marzo e ne sono contenta, perché ci sarà credo veramente tanto da lavorare per migliorare la nostra città, perché non credo che sarà solo una cosa negativa, ma possiamo veramente trovare delle migliorie anche per le nostre attività. Io sono in centro, quindi potrei essere penalizzata anch'io. Allora troviamo insieme idee per portare gente a Teramo, non è solo con la macchina, cioè oramai ci siamo lamentati per tanti anni che questa città è piena troppo di macchine, non si circola, quindi riportiamo anche degli spazi pubblici per noi, per passeggiarla, mettiamo insieme idee positive. Volete dare, lei in particolare, magari un consiglio anche all'amministrazione per catalizzare meglio gli eventi, ovvero magari creare un sito dove turisti o teramani possano effettivamente verificare gli appuntamenti che ci sono nel corso dei giorni, soprattutto in occasione delle festività natalizie? Sì, un suggerimento. Anch'io non sono bravissima in questo, però sì, secondo me l'amministrazione dovrebbe avvalersi di un contenitore, e oggi i social ci aiutano molto. Certo non sono io la specialista a poter dare dritte, però abbiamo l'università che potrebbe aiutarci, e un sito o una pagina che funzioni, però che raccolga veramente tutte le manifestazioni o tutti gli eventi che ci sono a Teramo, perché a me capita veramente spesso di parlare con i miei clienti che non sanno che oggi c'è questo, domani c'è quest'altro, anche a me ovviamente. Quindi se ci fosse una pagina, una sola, dove raccogliere veramente tutto quello che succede in questa città, anche per chi magari volesse venire da fuori per eventi prossimi, una pagina da andare a spulciare, vedere ogni giorno.